programmazione della biosfera di Pesaro si arricchisce. Sono stati svelati ieri due contenuti inediti e interattivi che dialogano con la musica e che arricchiscono il palinsesto del simbolo della capitale italiana della cultura 2024. La biosfera, presentata circa 6 mesi fa e ormai nota a tutti, è un'installazione scultoreo digitale di 4 metri di diametro con oltre 2 milioni di LED, un'opera viva in dialogo con la città. Oggi presentiamo due contenuti inediti. Il primo si chiama Nebula ed è un particellare che reagisce praticamente con l'audio proveniente dal palco, viene analizzato lo spettro sonoro e ci saranno delle grafiche che si muovono, diciamo, a tempo. E l'altro invece si chiama AI Dream e sono tutte praticamente rivisitazioni fatte con l'intelligenza artificiale di elementi naturali, paesaggi naturali, e le immagini quasi sembrano, diciamo, girate con una telecamera vera per quanto sono realistiche. Adesso passeremo ad altri contenuti dove la sfera, la biosfera si spoglierà, diciamo, quello che era il contenuto che poteva aiutare il turista, il visitatore, e tornerà ad essere quella che è stata pensata come un exhibition, art exhibition, dove appunto i contenuti andranno a occupare il tempo della piazza durante il giorno e saranno più dinamici e anche più astratti. Ad interagire con la biosfera nella serata di presentazione, la performance della polistrumentista, cantante e compositrice Valeria Sturba, con la partecipazione del violoncellista Giuseppe Franchellucci. L'amministrazione comunale in queste settimane ha pensato ad un nuovo allestimento di Piazza del Popolo che potesse valorizzare la biosfera. Importante l'introduzione del palco modulabile a seconda del tipo di evento, che forma così un teatro a cielo aperto con una platea capace di ospitare circa 200 persone. È un momento importante per la città di Pesaro, dice il sindaco Biancani, che ha colto l'occasione anche per spegnere le recenti critiche sulla biosfera. Sono molto soddisfatto perché poi alla fine si sono state le polemiche, ma è anche vero che le persone che hanno avuto modo, hanno avuto voglia, hanno avuto tempo di potersi fermare e di guardare quelli che sono i contenuti, sono rimasti veramente contenti. Quindi la biosfera al centro per il 2024, e poi per quanto riguarderà il 2025, come abbiamo già annunciato, cercheremo di trovare una nuova collocazione. Era già previsto lo spostamento, ma cercheremo di trovare appunto un nuovo posto dove metterla, che possa a suo tempo valorizzare anche la nuova piazza, o il nuovo cortile, o il nuovo giardino dove andrà ubicata.